Buonasera e benvenuti a tutti. Allora, incominciamo il nostro incontro con un piccolo momento di preghiera. Ci possiamo alzare. E, allora, prendete, tutti dovreste avere due foglie. Ecco, allora bisogna andare là in fondo o non ce ne sono più. Ecco, due fogli dove c'è scritto corso di introduzione al regno e nel retro vieni Santo Spirito. E l'altro invece riguarda il testo della Sacrosantum Concilio. Ah, va bene, allora lo faremo per la volta prossima. Ecco, girate il foglio dove c'è scritto vieni Santo Spirito. Eventualmente domandiamo a Don Davide, magari per la fine dell'incontro, se fai la fotocopia. Da un lato c'è il percorso e nel retro c'è la preghiera. No, dopo ti do questo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, invochiamo il dono dello Spirito Santo proprio per questo incontro. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, Datore dei doni. Vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che so. Bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sfiato. Dona i tuoi fedeli che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premi, dona morte, dona gioia eterna. Vogliamo anche affidare alla Beata Vergine Maria tutti quelli che sono stati coinvolti nel disastro di Mestre. E affidiamo i defunti, affidiamo i malati, affidiamo le famiglie che appunto hanno perso qualche loro caro. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. E avete in mano il foglio della preghiera. Ecco, io vi pregherei di conservarlo, così che per le volte prossime non c'è bisogno di fotocopiarlo, perché dobbiamo risparmiare, dobbiamo mettere a posto la Chiesa adesso, avete capito? Ecco, già che siete lì col foglio della preghiera, se guardate nel retro, trovate esattamente il percorso di questi cinque incontri. Incominciamo oggi, quel percorso che avete trovato già anche sul foglietto che era negli appositi contenitori delle varie chiese, insomma, ecco. Comunque adesso ve li ripeto e dopo, ripeto, Don Davide andrà a fare le fotocopie per quelli che non l'hanno. Oggi incominciamo con opere di Cristo, azioni liturgiche,
fondamento e origine della Sacra Liturgia, e trovate tra parentesi SC 1.8. SC vuol dire Sacrosanctum Concilium, e praticamente il documento fondamentale, più esattamente, com'è che viene chiamata? Non il decreto, la Costituzione sulla Sacra Liturgia del Concilio Ecumenico Vaticano II, si chiama proprio così, Sacrosanctum Concilium. E mercoledì prossimo, 11 ottobre, la liturgia culmine e fonte della vita della Chiesa, il rapporto tra liturgia e vita. Mercoledì 18, le azioni liturgiche non sono azioni private, la dimensione comunitaria della Sacra Liturgia. Mercoledì 25 ottobre, il mistero eucaristico, la mensa della parola. Quindi questo riguarda la prima parte dell'Eucaristia. E poi, come potete notare, è saltato il 1 novembre, che è un mercoledì, perché è la festa dei Santi. E andiamo quindi al mercoledì 8 novembre, il mistero eucaristico, la mensa del pane. Ecco, questo è il programma delle nostre serate. E permettete che incominciamo l'incontro di questa sera. Opera di Cristo, le opere di Cristo e le azioni liturgiche, con una specie di giochetto, esattamente quello che gli esperti chiamano il brainstorming. Cosa vuol dire? Una specie di associazione spontanea, immediata di parole. Faccio un esempio. Io dico lupo, e questa parola istintivamente che cosa suggerisce un'altra parola? Paura, che ne so io, qualcosa di questo tipo. Allora, adesso ecco che al centro io metto la parola che ci riguarda questa sera. Ecco, adesso ripeto senza pensarci, non dovete dare la risposta giusta, non vi chiedo la risposta di dire che cos'è la liturgia, ma semplicemente questa parola, quale altra parola ti fa venire in mente? In maniera molto spontanea, eccetera, eccetera. Allora io do il telefono alla Giusy che passa e ascoltiamo un po' delle risposte. Celebrazione. Quindi io sono esonerata da rispondere. Celebrazione. Celebrazione. Ascolto. Rito. Santa Messa. Solennità. Solennità. Parola. Comunione. Assemblea. Letture. Incontro. Incontro. No, non mi paga. Partecipazione. Canto. Chiesa. Gesù Cristo. Meditazione. Meditazione. Vita. Allora possiamo fermarci qui, così istintivamente la
e parola liturgia vi fa venire in mente una pluralità di cose. Diciamo, nel sottofondo ci sono dei termini che dicono riferimento fondamentalmente alla celebrazione eucaristica, alla Santa Messa, tipo celebrazione, ascolto, poi c'è il rito che va bene per tutti i sacramenti, appunto Santa Messa, letture, poi abbiamo, poi c'è parola, comunione, assemblea. Ecco, fermiamoci a questo primo gruppo, celebrazione, ascolto, rito, letture, Santa Messa, solennità, parola, comunione. Richiamano diversi aspetti della celebrazione eucaristica, ma anche negli altri sacramenti, perché la parola c'è in tutti i sacramenti sono una celebrazione, e quindi abbiamo un po' questa serie di cose. Dopodiché abbiamo una serie di termini che richiamano invece l'aspetto della comunità, no? Quindi ad esempio l'incontro, partecipazione, canto, assemblea. Ok. E abbiamo poi, allora, una volta il riferimento a Gesù Cristo, quindi la liturgia fa venire in mente a qualcuno Gesù Cristo immediatamente. E nello stesso tempo il termine vita, che vuol dire la liturgia a qualcuno fa venire in mente appunto la realtà della vita, o bisognerebbe approfondire la vita nel senso che sfocia in liturgia, oppure liturgia che crea vita dalla vita eterna, però adesso non vogliamo approfondire. Ecco, vedete che istintivamente comunque la liturgia provoca tante altre idee. È già molto bello che non è successo qui quello che mi è successo da un'altra parte facendo la stessa cosa. Uno ha detto brutta parola. Va bene, cioè liturgia, dice, è una brutta parola, perché non è che la usiamo poi tutti i giorni, e dice, ma che brutta, che parola brutta, si poteva usare un termine un po' più comprensibile. Va. E quello che facciamo questa sera e anche nei prossimi incontri sarà proprio quello fondamentalmente di aiutarci non soltanto a capire che cos'è la sacra liturgia, ma anche a percepire la bellezza e la modalità per poter godere appunto di questa celebrazione liturgica. Intanto è già importante che ci ricordiamo che non tutte le preghiere sono liturgia. Ad esempio, se io vado in chiesa e recito le mie preghiere del mattino o della sera o qualche altra preghiera, è una preghiera, la facciamo in chiesa, come la liturgia, ma non è liturgia, è una preghiera personale. Oh, attenti bene, bellissima, non sto dicendo niente di tutto questo. E così pure, diversi tipi di benedizione, la benedizione della gola che facciamo a San Biagio, di per sé non è liturgia, la benedizione della campagna. Quindi anche le diverse benedizioni che facciamo in alcune situazioni, cose bellissime, ripeto, non è liturgia. Si chiamano sacramentali per dire che dicono riferimento un po' ai sacramenti, ma non sono sacramenti, va bene? E allora, dal punto di vista, diciamo così, concreto, quali sono le preghiere, potremmo dire così, che costituiscono la liturgia? Onde chiarirci subito a che cosa stiamo facendo riferimento. Sono semplicemente due, e cioè le celebrazioni sacramentali, tutti i sacramenti appartengono alla liturgia. E l'altra cosa
è esattamente l'ufficio liturgico, si chiama, e quindi la celebrazione delle lodi. Prima c'è l'ufficio di lettura delle lodi, dell'ora media, dei vespri e della compieta. Ecco, tutto questo si chiama ufficio di lettura, è appunto una forma di preghiera liturgica. Ecco, in questi nostri incontri cerchiamo di capire, ma perché soltanto queste sono liturgia? Che cosa hanno di particolare? La prima cosa che oggi facciamo è esattamente quella di approfondire proprio questo aspetto, il riferimento a Gesù Cristo. Ecco, potremmo dire tutti i sacramenti, ma anche la, chiamiamo pure, la liturgia delle ore, dicono direttamente o indirettamente riferimento a Gesù Cristo. All'origine ci sta Gesù Cristo. Allora, per il momento lasciamo perdere liturgia delle ore, che potrebbe complicare il discorso. Limitiamoci ai sacramenti. Ecco che le celebrazioni sacramentali dicono sempre riferimento a Gesù Cristo. E attenti bene, non soltanto perché Gesù Cristo è in qualche maniera, ripeto, direttamente o indirettamente ha dato origine, si dice in termini teologici, anche se non è del tutto esatto, ha istituito il sacramento. Beh, ad esempio, per quanto riguarda il battesimo, per quanto riguarda la confessione, per quanto riguarda l'Eucaristia, la cosa è ovvia. Gesù risorto che dice ai suoi discepoli: andate, battezzate tutte le nazioni e rendetele discepoli. E per l'Eucaristia fate questo in memoria di me. E anche se il fate questo che riguarda tutta la comunità, ma in quel contesto, diciamo, era in modo particolare riferito agli apostoli. E quindi in quel fate questo si ravvede in qualche maniera anche il fondamento del sacramento dell'ordine, va bene, al servizio appunto della celebrazione dell'Eucaristia. Attenti bene che anche per quanto riguarda il sacramento della penitenza, quando Gesù dice a chi rimetterete i peccati, ecco, il riferimento è proprio esattamente a questo. Ma anche gli altri sacramenti, ripeto, non in maniera così diretta, perché il termine istituzione non è del tutto esatto, perché quando noi pensiamo all'istituzione pensiamo a un Gesù Cristo che determina esattamente tutto del sacramento, come deve essere fatto, con diciamo la quasi quasi l'indicazione delle modalità celebrative, che ovviamente non ci sono, queste le ha messe la Chiesa. Cristo è all'origine perché appunto ha voluto questo dalla Chiesa, anche se poi la Chiesa nel corso dei secoli ha precisato, ha aggiunto, ha modificato, ma sempre mantenendo quel sacramento, va bene. Anche per quanto riguarda l'unzione dei malati, Gesù che dice ai suoi discepoli: andate, annunciate il Vangelo, curate i malati, ungeteli con l'olio. E ovviamente, dopo uno dice, però dire che è l'unzione dei malati, il sacramento. Però sta di fatto che dietro c'è esattamente questo. Quindi vi sto dicendo, il riferimento a Gesù Cristo è costitutivo per le celebrazioni liturgiche, e in particolare per noi che ci interessa stasera, e in particolare per quanto riguarda le celebrazioni sacramentali, ma non soltanto perché è colui che le ha istituite, che li ha volute, ma anche perché le celebrazioni liturgiche in qualche maniera, ecco, sono la continuazione per certi versi
la prosecuzione, potremmo dire, è della incarnazione e della missione di Gesù Cristo. Sono la prosecuzione dell'incarnazione e della missione di Gesù Cristo. Per cui, se vogliamo capire cosa sono i sacramenti, bisogna andare a vedere appunto che cosa è stata l'incarnazione e qual è stata esattamente la missione di Gesù Cristo. A questo punto vi chiedo scusa che non sono riuscito ad avere il testo della Sacrosanto Concilio completo, perché le Paoline ne avevano solo 5 copie. Io ho detto, a me ne occorrerebbe almeno 50, va bene, però hanno detto che le ordineranno, ve le darò un'altra volta. Ecco, però mi sembrava necessario questa sera fare riferimento a quel capitolo primo sui principi generali. Ora, vedete che al numero 5, quelli che hanno lo Sacrosanto Concilio, al numero 5, proprio per introdurre il discorso sulla Sacra Liturgia, fa riferimento a Gesù Cristo, all'incarnazione e alla missione. E difatti dice, Dio, il quale vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità. Dopo aver a più riprese e in più modi parlato un tempo ai padri per mezzo dei profeti, quando venne la pienezza dei tempi, mandò il suo figlio, verbo fatto carne. Vedete l'insistenza? Fatto carne, l'incarnazione, unto dello Spirito Santo. Mandò il suo figlio a far che cosa? Ad annunciare la buona novella ai poveri, a risanare i cuori affranti, medico di carne e di spirito, mediatore tra Dio e gli uomini. E poi aggiunge, infatti la sua umanità, nell'unità della persona del Verbo, fu strumento della nostra salvezza. Per questo motivo in Cristo avvenne la nostra perfetta riconciliazione con Dio, ormai placato, e ci fu data la pienezza del culto divino. Quest'opera della redenzione umana e della perfetta glorificazione di Dio, che è il suo preludio nelle mirabili geste divine operate nel popolo dell'Antico Testamento, è stata compiuta da Cristo Signore, principalmente per mezzo del mistero pasquale, della sua beata passione, risurrezione da morte e gloriosa ascensione, mistero col quale, morendo, ha distrutto la nostra morte e, risorgendo, ha restaurato la vita. Infatti, dal costato di Cristo dormiente sulla croce, è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa. E qui è la citazione dei padri, che vedono appunto nell'acqua e sangue che escono dal costato trafitto di Cristo sulla croce, ecco che vedono, diciamo, il riferimento, prima di tutto in maniera più evidente, al battesimo e all'Eucaristia, e quindi ai sacramenti che stanno all'origine un po' della Chiesa, che fondano, da cui deriva poi la Chiesa. Ecco, avete notato, per parlare della Sacra Liturgia, il testo della Sacrosanctum Concilium ci invita a partire da Gesù Cristo, e più esattamente dalla missione di Gesù. Dice che Dio, dopo aver più riprese parlato, mandò il suo figlio, verbo fatto carne, ad annunciare la buona novella. Qui dice che allora il primo scopo è della missione di Gesù è annunciare la buona novella, che attenti bene vuol dire rivelare il vero volto di Dio, il volto di Dio che si prende cura degli uomini, il volto di Dio che è amore. Vi ricordate quelli che hanno partecipato a quei 3 incontri in preparazione del rinnovo del mandato per
e i ministri straordinari della comunione, e mi ricordo che avevo detto, Gesù al termine della sua opera dice al Padre, ho compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare, ho fatto conoscere il tuo nome, e cioè ho rivelato il tuo volto, ho fatto sapere chi tu sei, appunto questo Dio che è amore, questo Dio che si prende cura dell'uomo, questo Dio è che non può sopportare di perdere la sua creatura che lui vuole far diventare il suo figlio, che sono tutte appunto le creature umane. Cristo quindi è venuto soprattutto per questo. Ma attenti bene, non soltanto per far conoscere che Dio è amore, ma facendo sì che l'uomo potesse sperimentare, essere, potremmo dire, attratto da questo amore, credere a questo amore e quindi attraverso la fede entrare a partecipare dell'amore di Dio e dell'amore dei fratelli. Quindi non è soltanto un far conoscere, ma è un annunciare, far vedere il volto vero di Dio come amore, perché l'uomo si senta attratto così da aderire, da rispondere a questo amore e quindi partecipare. E voi sapete che c'è tutta la vita di Gesù manifesta l'amore di Dio nelle sue parole e nelle sue opere. E quando Gesù accoglie i bambini, sta manifestando l'amore di Dio. E quando Gesù si prende cura dei malati, e quando Gesù dice che fu preso da grande compassione quando vede la vedova di Naim che porta il suo unico figlio al cimitero, le si accosta e prende il bambino e glielo restituisce. È la manifestazione dell'amore di Dio che appunto si prende compassione di noi. Però attenti bene, qual è stato l'avvenimento più grande dove noi abbiamo potuto vedere fino in fondo, addirittura fino a che punto giunge l'amore di Dio per noi? La croce. Ecco perché dice, avete notato in fondo, principalmente è stata compiuta questa opera da Cristo Signore, principalmente per mezzo del mistero pasquale, della sua beata passione, risurrezione da morte e gloriosa ascensione. Il mistero pasquale. E è molto significativo che proprio prima di andare in croce, Gesù ha fatto questa affermazione utilizzando il verbo tipico dell'attrazione d'amore. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Per dire che l'uomo, dopo il suo peccato, e attenti bene, un peccato che è stato commesso e che continuiamo a ripetere fondamentalmente, perché non ci fidiamo del tutto di Dio, e perché abbiamo sempre nel sottofondo il maligno che ci dice non fidarti del tutto, perché guarda che sembra che Dio sia buono, ma in realtà sta difendendo se stesso. Perché ti ha detto di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male? Perché vuole tenere soltanto per sé la pienezza di conoscenza, la pienezza di vita. Ricordate che ha detto così? No, cosa ha detto il serpente a Eva? Ma dice, è proprio vero che voi non potete mangiare di nessun albero del giardino? Eva dice, no, noi possiamo mangiare di tutti gli alberi. Però dell'albero della conoscenza del bene e del male ci ha detto che non dobbiamo mangiarlo perché altrimenti moriremo. E lui cosa dice? Non è vero. Anzi, ecco, dietro il peccato dell'uomo c'è un sospetto nei confronti di Dio. E Gesù è venuto per cancellare questo sospetto, ma per cancellarlo
doveva manifestare, fino a che punto giunge invece l'amore di Dio, che non vuole difendere se stesso, non ha niente da difendere, ma vuole soltanto che l'uomo si salvi, e cioè che l'uomo raggiunga la sua pienezza di vita, prima di tutto nella redenzione, cioè con questo Cristo che ci toglie il nostro peccato, lo porta sulla croce, lo fa morire sulla croce, perché noi siamo redenti. E in secondo luogo perché possiamo essere salvati in quella pienezza di vita che coincide esattamente nella partecipazione all'amore di Dio e dei fratelli. Questo è il paradiso. Questo è il paradiso. Pienezza di partecipazione all'amore di Dio e dei fratelli. Ecco perché tutte le volte che su questa terra facciamo crescere anche solo un pochino l'amore per Dio e per i fratelli, stiamo già vivendo in anticipo il paradiso. Questa è la missione di Gesù. Ma attenti bene che il testo che abbiamo letto insiste sul fatto che questa missione è stata compiuta dal Verbo fatto carne. E se non avessimo capito bene, avete notato che a metà circa del numero 5 dice: infatti la sua umanità nell'unità della persona al Verbo fu strumento della nostra salvezza. Cosa vuol dire? Quindi Cristo è venuto per la nostra salvezza, ma in che modo ha potuto salvarci? Ha voluto salvarci? Esattamente tenendo conto della nostra situazione di persone umane, fatte di corpo e di anima. Attenti bene che, ovviamente un'ipotesi assurda, se appunto il Figlio di Dio fosse stato mandato a salvare gli angeli, non c'era bisogno dell'incarnazione. Mentre invece è venuto a salvare l'uomo. E quindi ecco che ha trovato la maniera più adatta per adattarsi all'uomo. Ecco perché ha assunto non solo la nostra umanità, ma ha assunto un corpo. Tutte le azioni di Gesù sono fatte attraverso il corpo umano. Quando benediceva, quando parlava, quando è morto sulla croce, e quando ha detto io ti dico alzati, quando ad esempio distribuito il pane, sono tutte azioni fatte col corpo, e cioè con la dimensione umana. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per rendersi adatto a noi, ecco che il Figlio di Dio, che è parola eterna di Dio, ha voluto assumere un corpo perché diventasse parola di Dio per noi. Ma per essere parola di Dio per noi bisogna che noi la sentiamo, perché se non la sentiamo non è più parola di Dio per noi. E per sentirla bisogna che abbia la voce, bisogna che abbia un corpo. E la stessa cosa è questo Gesù, è che è venuto per manifestarci l'amore di Dio, ma doveva manifestarci attraverso gesti umani. Cosa succede? Ecco, mi viene in mente questa cosa. Vi ricordate quello che è successo a quella donna, si dice emorroissa, che da tanti anni aveva perdite di sangue. Dice che era andato da tutti i medici senza ottenere niente, anzi, dice, peggiorando. E cosa ha fatto? Lei ha intuito, ha creduto. Se riesco a toccare anche solo il mantello di Gesù, io sarò guarita. E difatti furtivamente lo tocca. È Gesù che si gira e dice: chi mi ha toccato? E i discepoli dicono: ma come? Tutti ti toccano? E dici: chi mi ha toccato? Ma lui cercava quella donna.
Perché? Perché era l'unica che l'aveva toccato con fede. Cosa vuol dire toccarlo con fede? Vuol dire riconoscere in quel corpo la presenza esattamente del Figlio di Dio. Quindi attenti bene che l'umanità è il luogo in cui si è reso presente il Figlio di Dio. Quindi attenti bene che i miracoli non li compie l'umanità, li compie il Figlio di Dio, ma li compie attraverso l'umanità, perché solo attraverso l'umanità l'uomo percepisce lo strumento adatto per lui. Ecco perché appunto dice: la sua umanità nell'unità della persona del Verbo fu strumento della nostra salvezza. Quindi attenti bene, e concludo questo primo aspetto, non soltanto il Figlio di Dio è venuto per la nostra salvezza, per la nostra redenzione e salvezza, ma ha voluto realizzare questa redenzione e salvezza a partire dalla rivelazione attraverso la mediazione della sua umanità e del corpo. Per questo all'origine dei sacramenti ci sta l'incarnazione. Ci sta l'incarnazione. Ecco, vediamo se vi ho detto tutto quello che dovevo dirvi. Ecco, a questo punto facciamo un passo avanti. Questa è la missione di Gesù. Abbiamo visto in che cosa è consistita e la modalità che lui ha scelto per realizzare quella missione, attraverso la sua umanità, attraverso un corpo. Adesso ci chiediamo: qual è la missione invece della Chiesa? Ecco, prendete Sacrosanctum Concilium al numero 6. Dice: pertanto, scusa, leggi tu che mi aiuti. Arriva pure fino qui. Sì, esatto, grazie. Pertanto, come il Cristo fu inviato dal Padre, così anch'egli ha inviato gli Apostoli ripieni di Spirito Santo. Essi, predicando il Vangelo a tutti gli uomini, non dovevano limitarsi ad annunciare che il Figlio di Dio, con la sua morte e risurrezione, ci ha liberati dal potere di Satana e dalla morte e ci ha trasferiti nel regno del Padre, bensì dovevano anche attuare l'opera di salvezza che annunciavano mediante il sacrificio e i sacramenti attorno ai quali gravita tutta la vita liturgica. Grazie. Ecco, avete notato che c'è un passaggio dalla missione di Gesù alla missione della Chiesa. Questo passaggio, attenti bene che l'ha voluto Gesù per il fatto che nel Vangelo di Giovanni Gesù dice, prima di andare a morire: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Quindi, attenti bene, è la stessa missione. Qual è la missione della Chiesa? È la stessa di Cristo, e cioè portare la redenzione e salvezza di Cristo, o di Dio per mezzo di Cristo nello Spirito. Però attenti bene, che non soltanto qui si limita a dire che c'è una continuità tra la missione di Gesù e la missione della Chiesa, per il fatto che dice, ovviamente, predicare, eccetera, come faceva Gesù, però dice: essi, predicando il Vangelo a tutti gli uomini, non dovevano limitarsi ad annunciare che il Figlio di Dio, con la sua morte e risurrezione, ci ha liberato dal potere di Satana e dalla morte e ci ha trasferiti nel regno del Padre, bensì dovevano anche attuare l'opera di salvezza che annunciavano. Quindi non solo annunciano l'opera di salvezza, ma devono anche attuare quell'opera di salvezza. Attuare vuol dire rendere presente, rendere attuale, vuol dire renderla operante, l'opera di salvezza di Gesù Cristo. Ecco,
Questi sono i sacramenti. I sacramenti, quindi, potremmo dire, non sono nient'altro che il prolungamento dell'opera di salvezza di Gesù Cristo. Sono quelle azioni che la Chiesa compie continuando l'opera di Gesù Cristo, in maniera tale che l'opera di Cristo si renda presente e attuale oggi. Per cui io posso dire, e quando partecipo ad esempio all'Eucaristia, posso dire oggi Cristo ha dato la vita per me, oggi Cristo mi ha salvato, oggi Cristo mi ha perdonato. Certo, noi sappiamo che non è morto oggi, nel senso che è morto 2000 anni fa, ma il ruolo dei sacramenti è proprio quello di rendere presente quell'avvenimento, per cui io posso dire oggi ho partecipato. E questo voi sapete che lo riprenderemo quando parleremo dell'Eucaristia, è il significato esatto del termine memoriale. E memoriale richiama la memoria, quindi vuol dire noi facciamo memoria evidentemente di quello che Dio ha fatto attraverso Gesù Cristo. Ma attentamente che il memoriale non è solo il ricordo, non è un'operazione psicologica, ecco il ricordo, andiamo, la memoria, ma il memoriale è quella memoria che rende presente e attuale oggi. Quindi ecco che una grazia enorme. Dice, dovevano anche attuare l'opera di salvezza che annunciavano mediante il sacrificio, e riferimento al sacrificio eucaristico, e i sacramenti attorno ai quali gravita tutta la vita liturgica. Ora, questo ci dice quindi che è il prolungamento, ma non è la sostituzione. Non è che prima c'era Gesù Cristo che operava la salvezza, adesso c'è la Chiesa che opera la salvezza. No, è sempre Lui che opera la salvezza. Quindi è, ripeto, una continuità, ma non è una sostituzione. E difatti ce lo fa capire anche il paragrafo settimo questo lo leggiamo tutto, scusa, grazie. Per realizzare un'opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa e in modo speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della Messa, sia nella persona del ministro, essendo egli stesso che, offertosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso tramite il ministero dei sacerdoti, sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua virtù nei sacramenti, al punto che quando uno battezza, è Cristo stesso che battezza. È presente nella sua parola, giacché è Lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. È presente infine quando la Chiesa prega e loda, Lui che ha promesso, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là sono io in mezzo a loro. Effettivamente per il compimento di quest'opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, la quale l'invoca come suo Signore e per mezzo di lui rende il culto all'Eterno Padre. Giustamente perciò la liturgia è considerata come l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo. In essa la santificazione dell'uomo è significata per mezzo di segni sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di essi. In essa il culto pubblico integrale è esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra. Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun'altra azione della Chiesa
ne uguaglia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado. Partiamo proprio dall'ultima affermazione. Ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote del suo corpo che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun'altra azione della Chiesa ne uguaglia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado. Quando io ho studiato il Catechismo di San Pio X, alla domanda cosa sono i sacramenti, cos'è che rispondeva? Non hai studiato il Catechismo di San Pio? Ma... segni efficaci della grazia. Sono i segni efficaci della grazia. Oh, attenti bene che è una perfetta definizione. È, diciamo così, poco biblica, nel senso che noi adesso facciamo tutto il discorso, riferimento, però guarda che perfetta. Sono dei segni, perché noi vediamo sempre qualche cosa. Sono i segni, attenti bene, che richiamano oltretutto quel segno grande che è Gesù, perché anche lui si faceva vedere, era un segno. Quello che faceva erano dei segni, compiva dei segni. Oh, è bellissimo, San Giovanni, com'è che chiama i miracoli? I segni. Gesù ha compiuto, a Cana di Galilea, compì il primo dei segni. E noi diciamo, miracolo, però di per sé usa segni. Va bene? Quindi, richiamano i segni di Gesù, quelli che lui compiva, i gesti di Gesù. Però questi sono segni efficaci. Cioè, vuol dire che non soltanto indicano qualche cosa, ma lo rendono effettivo, lo rendono presente. Quindi non indica soltanto, te ne so io, con una parola, l'amore di Dio, ma lo rende presente, tu lo sperimenti lì. Ecco la diversità fondamentale tra le tre celebrazioni liturgiche e le altre forme di preghiera. Le altre forme di preghiera, come avete notato, qui dice nessun'altra azione della Chiesa ne uguaglia l'efficacia. E vuol dire che questo è un modo particolare di rendere presente, operante, efficace la salvezza di Cristo. Nelle altre cose bellissime, ma non abbiamo questo. È un'altra cosa. Va bene? Due ultime precisazioni, poi basta. E cosa vuol dire? Lì nella seconda metà del testo, dove dopo dice effettivamente il compimento di quest'opera così grande, poi dice giustamente perciò la liturgia è considerata come l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo. E voi sapete che nell'antichità il sacerdote era, ma anche adesso, colui che offriva a Dio. Il sacerdote è colui che offre a Dio, offre delle offerte, offre le primizie, offre i sacrifici di animali. E allora dice, la liturgia è considerata come l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo. E cioè, in ogni celebrazione, diciamo sacramentale, ecco, potremmo dire, il primo sacerdote è Gesù, cioè colui che offre, ad esempio, il sacrificio di sé nell'Eucaristia, prima di tutto è Lui. Questo vuol dire funzione sacerdotale. Ed è per quello che ovviamente nella celebrazione liturgica, abbiamo sentito prima, è presente in modo particolare Gesù. E non lo so, non avete mai, vabbè, un'altra volta. Era solo per dire perché il sacerdote bacia l'altare all'inizio e alla fine. Ve lo dirò la volta prossima. Ci lascio col dubbio, così venite anche la volta prossima. No, scusate. Però attenti bene, dopo aver detto, giustamente la liturgia è considerata come l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù, dice
anzi ancora prima, per il compimento di quest'opera così grande, Cristo associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, che è l'Assemblea. E poi dice, nella funzione, in essa, funzione sacerdotale, la santificazione dell'uomo è significata per mezzo dei segni sensibili, realizzati in modo proprio a ciascuno di essi. In esso il culto pubblico integrale è esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo. E a scanso di equivoci avete notato che lì precisa. Cosa vuol dire corpo mistico? Oh, e c'è scritto. Cosa c'è scritto lì? Cioè dal capo delle sue membra. Questo è il corpo mistico. Attendimi che il riferimento è alla lettera di San Paolo ai Colossesi, quando dice la Chiesa è il corpo di Cristo, e però aggiunge, e Cristo è il capo di questo corpo. Quindi mette insieme corpo e capo. Ecco, il soggetto di ogni celebrazione è il corpo mistico, che vuol dire la Chiesa, ma insieme con Cristo. E Cristo insieme con la Chiesa. D'accordo? Questo è importante, fondamentale. L'altra cosa che volevo farvi notare è che qui si precisa qual è il duplice scopo della liturgia. Qual è lo scopo della liturgia? Diverse volte mette... diciamo così, questa duplicità di finalità. E difatti dice, partiamo dalla metà del numero 7, effettivamente per il compimento di quest'opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati. Eccolo qui, il duplice scopo. Chi attenti bene, il duplice scopo, vediamo se lo dice anche dopo immediatamente, va bene, eccolo qui, vedete anche dopo dice, allora Cristo associa sempre a sé la Chiesa, la quale invoca lo Spirito per me e per mezzo di lui rende culto all'Eterno Padre. E poi dice, in essa, nella funzione sacerdotale, la santificazione dell'uomo. Cioè, la duplicità dello scopo è la glorificazione di Dio e la santificazione e salvezza dell'uomo. Che, attenti bene, era anche esattamente quello che Gesù ha fatto durante la sua vita. E lui, ecco che più volte ha detto che rendeva gloria a Dio. E perché? E perché? Ecco che faceva quello che piaceva a Dio. E in tutto quello che lui Gesù faceva, voleva appunto dare gloria a Dio, rendere contento Dio e nello stesso tempo salvare l'uomo. Piccola precisazione. Anche le celebrazioni liturgiche hanno questo duplice scopo, santificazione dell'uomo e glorificazione di Dio. Ad essere onesti, che cosa vuol dire gloria di Dio? A gloria di Dio. È interessante quello che dice Giovanni nel discorso, o meglio, nel racconto dell'ultima cena. Perché dice, quando Giuda uscì dal cenacolo, Gesù disse, ora il figlio dell'uomo è glorificato, ora in lui è glorificato il Padre. E uno dice, come è glorificato? Proprio adesso che c'è il tradimento, eppure dice, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato. Perché attenti bene, per la Bibbia la gloria di Dio non è tanto, l'elogio, non è tanto e semplicemente la gratitudine, va bene, rendere onore, vabbè,
c'è dentro anche questo. Ma la gloria di Dio, prima di tutto, è la manifestazione di quello che Lui è. E cioè, tutte le volte che Dio riesce a manifestare quello che Lui è, dice Dio è glorificato. Ora, ecco perché, allora in Giuda che va a tradirlo, lì si manifesta veramente chi è Dio. E riesce, paradossalmente, a manifestare quello che Lui è, Dio amore, perché Giuda lo tradisce. Capito? E allora, ecco che quando si dice a glorificazione o per la gloria di Dio e la santificazione dell'uomo, attenti bene che stiamo dicendo qualcosa che è molto vicino. Nel senso che se effettivamente la gloria di Dio è la manifestazione di chi è Lui, che vuol dire la manifestazione del suo amore per l'uomo, allora coincide con la santificazione. E l'aveva capito molto bene Sant'Ireneo, quando dice, chi si ricorda? La gloria di Dio è l'uomo vivente. Cioè, Dio è glorificato quando l'uomo vive, ma non semplicemente fisicamente, ma vive in pienezza. Perché appunto vuol dire è che in Lui Dio ha potuto manifestare effettivamente quello che Lui è. E quindi la gloria di Dio è l'uomo vivente. Ecco, quello solo per dirvi che questi due aspetti, glorificazione di Dio e santificazione dell'uomo, sono così molto collegati. E così termino. E il titolo era Opere di Cristo e azioni liturgiche. Opere di Cristo e azioni liturgiche. Quindi le azioni liturgiche non fanno nient'altro che prolungare nel tempo e in rapporto a determinate persone, in determinati luoghi, prolungare l'opera di Cristo, l'opera di redenzione e salvezza di Cristo. Per cui il sottotitolo è evidente, fondamento e origine della Sacra Liturgia. Il fondamento e origine della Sacra Liturgia è Gesù Cristo, ma attenti bene in quanto Verbo incarnato. Ok, ecco, io ho finito e adesso, se volete, io ho messo in programma ancora una mezz'oretta, se volete, quindi è possibile fare domande, obiezioni, ovviamente, se non ci sono obiezioni e domande, andiamo a dormire prima, però non vorrei che per lo scopo di andare a dormire prima non facciamo adesso le domande. Il matrimonio è istituito con la presenza di Gesù alle nozze di Cana o quando Gesù ribadisce che Dio ha creato l'uomo e la donna? Qual è il momento in cui... Attenti bene che, come vi dicevo prima, quando noi parliamo di istituzione dei sacramenti da parte di Cristo, usiamo un termine un po' improprio, perché appunto noi vorremmo sapere quando esattamente, con quali parole l'ha istituito. Potremmo dire, all'origine dei sacramenti è tutta l'opera di Gesù Cristo, come vi ho appena detto. Va bene, questo è pacifico. Ecco, però per quanto riguarda la domanda specifica sul matrimonio, non c'è, secondo me, è un momento istituzionale specifico del sacramento del matrimonio. Però Gesù appunto rimanda alle origini per dire che già in quello che Dio ha fatto fin dall'inizio abbiamo a che fare con qualche cosa che esprime il volere di Dio. Dove appunto potremmo dire così, ogni uomo, ogni donna è immagine di Dio. Ma lì si dice che Dio creò l'uomo a sua immagine, maschio e femmina lo creò. Cioè sembra quasi che si lasci intravedere che è proprio nel rapporto di coppia che noi abbiamo un'immagine per certi versi più completa di Dio. Perché? Perché nella coppia umana abbiamo due
che formano una cosa sola. E nella Trinità abbiamo tre che sono un unico Dio. Ora, quando dico immagine, tant'è bene che stiamo utilizzando qualcosa che richiama il sacramento. Perché? E il sacramento è segno e strumento. Ecco, quindi, diciamo che la coppia umana è il segno dell'amore di Dio, del Dio amore che è la Trinità. E sotto certi aspetti ha esplicitato questa cosa, soprattutto San Paolo, nella lettera agli Efesini, quando fa il paragone, mariti amate la vostra moglie come il Cristo ha amato la Chiesa, eccetera, eccetera, ha dato se stesso per lei. E poi dice, questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, dove evidentemente collega il rapporto marito-moglie con il rapporto Cristo-Chiesa, dove il rapporto marito-moglie è il grande sacramento del rapporto Cristo-Chiesa. Va bene? Nel leggere quella che era la missione di Gesù e che è poi quella della Chiesa, non so se è saltata una parola apposta per dire, allora, mandò il figlio per annunziare la buona novella ai poveri. Ai poveri l'ha tolto, ma perché? Vuol prendere dentro tutti o effettivamente è rivolto ai poveri? Allora, il difetto di questa fotocopia è che non mette le note. vedete che tra parentesi c'è la nota numero 8, poi avanti la nota numero 9, e invece non ve le ho date, però quando avrete il libretto trovate anche le note. Quella espressione lì è la citazione di quel testo che prima si trova in Isaia e che poi Gesù fa proprio quando legge nella sinagoga di Nazareth: è lo Spirito del Signore su di me, per questo mi ha mandato ad annunciare ai poveri la lieta notizia, eccetera, eccetera. Ma ovviamente questo è quello che dice lì in quel contesto, ma dopo è ovvio che non ha mica annunciato la buona notizia soltanto ai poveri, a tutti. Questa è una citazione. Attenti bene che certamente Cristo ha sempre privilegiato i poveri, gli umili, i deboli e gli ammalati. Su questo è vero. Hai capito? Quindi è semplicemente una citazione. In genere la parola gloria a noi richiama, come dire, la solennità, cioè un qualcosa di grandioso, di grande. E invece diciamo che il significato vero, che da un punto di vista liturgico noi dobbiamo intendere, è proprio il modo di manifestarsi di Gesù come amore, come attento all'uomo. Ma non potremmo usare altre parole che per noi sono equivoche. Cioè dobbiamo spiegare il significato delle parole che usiamo. È che per fare questo dovremmo cambiare il Vangelo, perché il Vangelo usa proprio gloria, kabod, è un termine tecnico. Esatto, è un essere presente che si manifesta lì e si manifesta per quello che è vero. Lo so, però ecco, anzi ti ringrazio di questo intervento. Guardate che la liturgia ha un suo linguaggio che è un po', è un po' misterico, misterioso, e bisogna mantenerlo un po'. È importante che si capisca, però vuol dire non è che possiamo, perché ci sono dei termini
che appartengono ormai alla tradizione cristiana a partire dal Nuovo Testamento. Anzi, per quanto riguarda gloria, quando ad esempio Mosè dice mostrami la tua gloria, no? Fatti vedere per quello che sei, no? E quindi è difficile, capisco quello che stai sottolineando, che abbiamo bisogno a volte anche di termini nuovi, però ci sono alcuni termini che fanno parte ormai della storia della liturgia che secondo me difficilmente riusciremo, almeno io non sono in grado, anche perché poi il rischio è di utilizzare un termine un po' riduttivo, quindi invece qui essendo piuttosto ampi, sono proprio ampi. Altre domande? Volevi? No. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Ecco, però attenti bene che quando diciamo gloria a Dio nell'alto dei cieli, siamo noi che gli rendiamo gloria, mentre invece lì è quello che fa la liturgia, appunto, che diciamo glorifica Dio in quello che si fa. Capito? Quindi sono... È possibile aumentare la gloria di Dio? Dio è già nella sua pienezza perfetto, come si fa ad aumentargliela? E difatti non si aumenta, non si aumenta, però sta di fatto, guardate che da questo punto di vista c'è, mi pare, un prefazio meraviglioso che dice le nostre preghiere non aumentano, ma danno una grazia particolare a noi. Quindi quando noi rendiamo gloria a Lui, alla fin fine otteniamo più che dare, perché Lui non ha bisogno. Però attenti bene che per noi è importante, penso che per tutti noi è anche bello una volta ogni tanto poter dire a Gesù ti voglio proprio bene. Non gliene va niente in tasca, perché è già perfetto. Però c'è qualcosa, adesso non sono sicuro di quello che vi dico, però c'è nella Bibbia qualcosa che dovrebbe essere approfondito, ed è molto misteriosa, e che mi ha sempre colpito, ed è il dolore di Dio. C'è ad esempio nel profeta Osea. Allora questo Dio che dice di Israele che la sua sposa è diventata una prostituta. Ecco, io ti scaraventerò nell'energia di tutti i colori, ti metterò sotto i piedi, ti denuderò così che tutti vedono le tue nudità, eccetera. E poi dice, ma nel mio cuore, dice, aveva come l'infarto. E cioè, dice così, ma nel suo cuore c'è un'altra cosa. E quindi è la sofferenza di Dio che secondo me c'è qualcosa. Dopo uno dice, ma come fa Dio a soffrire perché è già perfetto? E c'è un libretto che avevo letto quando ero più giovane di Kitamori, un teologo giapponese, che è intitolato proprio Il dolore di Dio, che faceva riflettere, cioè mostra in tutta la Bibbia, ovviamente, attenti bene che è un'immagine, cioè è ovvio che Dio non soffre come soffriamo noi, non è che è il mal di pancia, va bene, tanto per capirci. Però interessante è che la Bibbia dice che qualche volta, addirittura, no, anche quando c'è il diluvio, Dio si pentì di aver creato l'uomo. Oh, tremendo questo. Dio si pentì. Ci vuol dire che ha provato un dispiacere tale, una delusione tale, insomma. Attenti bene, è ovvio che quando parliamo di dolore di Dio usiamo un'immagine umana che non bisogna applicare tale quale, però è anche bello perché ci aiuta a capire comunque, come altre parole, che il nostro Dio non è un Dio indifferente, è un Dio sensibile, è un Dio vivo. Guardate che è esattamente la stessa cosa che appare quando la Bibbia parla dell'ira di Dio, la collera di Dio.
E uno dice, ma no, come fa? Eppure, se lo guardiamo da un altro punto di vista, è meraviglioso. Sapere che abbiamo un Dio che non è indifferente, e che appunto quando vede un suo figlio che si sta rovinando, non può stare tranquillo. Ottenere che poi quando Dio minaccia, lo fa perché non succeda, va bene? Non perché gli piace minacciare. Concludo con un fatto che mi è capitato quando ero parroco San Faustino di Bione. C'era un gruppo di giovani che si trovava al sabato, ci trovavamo lì in oratorio, mentre si beveva qualcosa si parlava del più o del meno, però cercavo anche di dare qualche parola buona, ecco, diciamo così. E una volta salta fuori il discorso che quando tornano a casa, ecco, dicevano, scusate l'espressione, il mevecio è sempre lì aspettam, è il continua di mendre un sacco, non sporta, e insomma, è il possibile che il mio nato non vaga se dorme sto vecio dell'ostrega. Tutti dicevano così, finché a un certo punto interviene uno che dice, ecco invece, io quando vado a casa non trovo mai nessuno. E vi dico la verità, io preferirei che ci fosse qualcuno che mi aspetta, anche se mi rimprovera. Io posso anche morire, nessuno si interessa di me. Capite? Ecco, questo ci aiuta a capire cos'è l'ira di Dio, la collera di Dio. Volevi dire ancora qualcosa? No, andrò a leggere la nota numero 11 quando arriva il libretto, perché questa c'è una brutta parola qua dentro. Dice, avvenne la nostra perfetta riconciliazione con Dio ormai placato. Cioè, qua che trasmette ancora l'immagine di un Dio che ha bisogno, cioè, che deve essere placato. Le parole sono... Le parole sono così, però... alla luce di quello che vi ho appena detto, se l'arrabbiatura di Dio è costituita dal fatto che appunto l'uomo si sta rovinando, e quando finalmente riesce a trovare uno nel quale, ecco, che invece può manifestare completamente il suo amore, e questo è Gesù. Gesù è l'unica persona nella quale il Padre ha potuto manifestare tutto il suo amore, e è l'unica persona che ha manifestato nei confronti di Dio una fiducia perfetta, perché non ha peccato. Poi noi dovremmo dire anche la Vergine Maria, che è senza peccato, per adesso non complichiamo le cose. Ecco, no, per dire che per questo si può vedere da... Allora, il termine così come è ovvio che a noi suona male, però attenti bene che troviamo anche nell'Apostolo Paolo espressioni di questo tipo, e bisogna interpretarle, ripeto, in quella maniera che vi ho appena detto, no? Anche quando dice che bisognava che si sacrificasse. E certo, se questo lo intendiamo come il fatto che il Padre ha voluto il sacrificio di Gesù e ha goduto, perché finalmente qualcuno riparava con il suo sacrificio il male che abbiamo fatto a lui, è sbagliato. Però se invece partiamo dall'altro punto di vista, e cioè che Cristo, per liberare l'uomo dal peccato, doveva farsi carico del suo peccato, farsi carico del male dell'uomo, e appunto Dio che vuole salvare l'uomo, potremmo dire in comunione con il Figlio e lo Spirito, accetta questo. È un'altra cosa. Eppure anche lì c'è un sacrificio per i peccati. Capito? È nel male dove Dio rivela maggiormente la sua misericordia. Se non ci fosse il peccato, come possiamo noi vedere questo grande amore, questa misericordia? Proprio è nel peccato dove lo rivela soprattutto. Questo è vero, ma il peccato rimane peccato però. Non è che diventi una cosa buona.
Esatto. D'altra parte però dovremmo aggiungere anche un'altra cosa. Potremmo dire il peccato diventa il luogo in cui si manifesta la misericordia e la bontà di Dio quando il peccatore si apre a Dio. Perché altrimenti... guardate che da questo punto di vista è bellissima la parabola di quel funzionario, o meglio di quel servo, scusate, che il padrone ha deciso di mettere in prigione fino a quando non avesse pagato tutto il debito. Cosa erano? 100 denari. Eh? 100 denari, che è una cifra sproporzionata. Cioè, ecco, erano 10.000 talenti, hai ragione, bravo, bravo, bravo Don Alberto. Sapete, a una certa età, a quest'ora, il mio cervello schizza. E poi questo qua si mette a pregare e il padrone gli condona tutto. Se non che dopo trova un altro servo che gli doveva 100 denari. Una bazzecca, una stupidaggine, potremmo dire 100 euro, va bene? E anche questo gli dice, lo prega, gli dice, abbi pazienza, ti restituirò il... Ma lui non volle e lo mandò in prigione. E allora quando il padrone lo viene a sapere, cos'è che succede? Allora, avete notato, la situazione finale è uguale a quella del punto di partenza. Cioè nel senso che se il perdono di Dio non lo accogli e non lasci che cambi il tuo cuore, vuol dire che lui ti ha perdonato, ma tu sei ancora come prima. Ecco questo. Ecco perché dico, nel peccato si manifesta l'amore di Dio, quando però nel peccato il peccatore riconosce. La croce è il massimo simbolo del peccato. È su lì che Dio manifesta il grande amore. Lì nella concentrazione massima di tutto il peccato dell'umanità occorreva questo per far rivelare il massimo. Vabbè, se fa riferimento al peccato del mondo, in qualsiasi sì, hai ragione. Possiamo concludere così? Don Davide, hai già preparato, quindi quelli che mancano di un qualche foglio lo possono ritirare. Ecco, l'appuntamento è per mercoledì della settimana prossima. Possiamo fare una preghiera e una benedizione. Ecco che abbiamo detto cos'è la lode e la gloria. Ecco, concludiamo rendendo lode a Dio. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buonanotte a tutti.